Quella dello Yor è una storia apparentemente maledetta, nel senso che da quando è stato fondato nel 1942 la quantità di problemi che ha risolto è stata probabilmente inferiore alla quantità dei problemi che ha creato. E lo IOR, l'Istituto per le Opere Religiose del Vaticano, gestito da bancari che fanno riferimento direttamente al Papa e a cinque cardinali con un patrimonio stimato nel 2008 di 5 miliardi di euro, è di nuovo sotto la lente di ingrandimento della giustizia. Oggi si indaga sui 23 milioni di euro di finanziamenti transitati presso il Credito Artigiano, ma lo scorso anno capitò ai conti correnti intestati allo IOR della filiale Unicredit di Via della Conciliazione, praticamente davanti a San Pietro. Le operazioni, diciamo, hanno caratteristiche diverse, perché quella del 2009 configura, diciamo, il deposito di una somma importante di denaro, parliamo di 967 milioni di euro su quella che era la vecchia filiale della Banca di Roma, dei rapporti dello IOR con clienti italiani. Quindi non è un'operazione su cui si può minimizzare, insomma. Non si può minimizzare perché sono flussi di denaro molto importanti che ipotizzano come minimo una grossissima evasione fiscale. L'operazione invece relativa al Credito Artigiano, la banca del Fucino, desta anch'essa grossa perplessità tecnica perché sono operazioni dei quali non viene identificato né il mittente, né il destinatario, né la causale del trasferimento. Un codice antiriciclaggio in 8 punti stilato dalla Banca d'Italia. È stata questa la mossa che ha dato il via all'inchiesta della Procura di Roma sulla Banca Vaticana e i suoi dirigenti. Una delle questioni centrali è la resistenza del Vaticano a considerare lo IOR una banca, mentre la Banca d'Italia sostiene il contrario. Benedetto XVI in poi i rapporti istituzionali tra IOR e Banca d'Italia siano estremamente chiari, precisi e corretti, per cui anche le strane modalità su un argomento che poteva essere chiarito con una telefonata e l'ennesimo intervento della magistratura. Ma questo non lo so, perché questo modo di fare, appunto, con la telefonata è un modo forse tipico di alcune piccole società, voglio dire senz'altro società segrete, ma insomma un istituto come la Banca d'Italia non può non esprimersi attraverso atti ufficiali. Tanto più ha dovuto fare il secondo atto nel momento in cui prima non aveva avuto nessun riscontro. Gotti Tedeschi, il nuovo capo dello IOR, dovrebbe rappresentare la voglia di cambiamento del nuovo papato che cerca di cambiare pagina. Gotti Tedeschi è una figura molto importante nell'ambito della finanza cattolica. Ha lavorato insieme a Gianmario Roveraro, il finanziere dell'Opus Dei, ucciso in circostanze misteriose nel 2005. Insieme si sono occupati di Parmalat. Gotti Tedeschi è stato poi numero uno del Banco Santander, che è un'impotentissima banca spagnola guidata da una figura importante dell'Opus Dei, che è Emilio Botin. Quindi finora, nonostante la promessa dell'adesione che dovrebbe avvenire entro dicembre dello IOR alle principali regolamenti internazionali in materia di riciclaggio, finora non c'è stato un adeguamento. Man mano che la legislazione europea domanda alle banche dei comportamenti sempre più stringenti in fatto di dichiarazione dei titolari dei conti, dei beneficiari delle operazioni e così via, la Banca Vaticana non ha una struttura che sia abituata ad agire in questo modo, e questo ha portato ai danni dell'Istituto delle Opere di Religione un'accusa gravissima, probabilmente senza un fondamento oggettivo come quella di riciclaggio, che però non aiuta certo in questo momento la Santa Sede, perché sembra dimostrare che tutte le volte che il Papa tocca dei soldi qualcosa di grave succede, e nella stragrande maggioranza dei casi ovviamente non è così. Recentemente qualcuno ha commentato questa vicenda, l'ultima vicenda che riguarda appunto Gotti Tedeschi, come il frutto del cambiamento dei controllori all'interno di Banca Italia. Mario Draghi, che subentra al cattolicissimo Antonio Fazio. Il ragionamento che sta dietro questa tesi è che appunto Draghi, che è un uomo di finanza internazionale di matrice anglosassone e laica,
appunto sta impartendo una forte discontinuità rispetto alla Banca Italia di Antonio Fazio, che era un uomo vicino all'Opus Dei, ai Legionari di Cristo, al Vaticano, e che quindi non aveva nessun interesse a sollevare controlli di merito sulle attività dello IOR. Con lo IOR la Chiesa ha fatto certamente tanto bene, ma anche tanti aspetti negativi, soprattutto all'interno di quella struttura particolare dell'agire ecclesiastico, per cui in capo anche a una banca ci si mette un prete come Marcinkus, che non ha nessuna preparazione specifica, fa un corso di 2 settimane a Harvard e poi pensa di essere diventato un finanziere, con i risultati che poi tutti conosciamo. E in questa situazione è accaduto che la banca vaticana abbia agito di spalla con istituzioni finanziarie italiane infiltrate dalla criminalità comune e da atteggiamenti estremamente spregiudicati come quelli di Michele Sindona da un lato e di Roberto Calvi dall'altro, creando un danno patrimoniale ai risparmiatori italiani. Credo che la morte di Calvi sia uno snodo su quale c'è più che un segreto di Stato. Calvi era un uomo che si sentiva ricattato e ricattabile da una serie di entità che andavano dalla P2 fino al Vaticano, fino ad ambienti politici, in particolare quello dei socialisti, e già durante la prima carcerazione aveva iniziato una collaborazione con la magistratura e era deciso a parlare nel processo d'appello per i reati valutari, che l'avrebbe visto come imputato pochi giorni dopo la morte. Io non credo, e l'ho scritto anche nel libro, che sia stata la mafia, no? Ad ammazzare Calvi, o quantomeno non è stata la mafia nei termini di mandante dell'omicidio. Credo che sia stato qualcun altro, in termini di mandanti, qualcuno che temeva le rivelazioni di Calvi, evidentemente di un uomo disperato in fuga, di un uomo che poteva sbroccare. Ricordiamoci come sono finiti tutti gli altri, no? Cioè Sindona si è ammazzato da solo, sì. Calvi invece è stato ammazzato fingendo un suicidio. Aveva con sé dei documenti estremamente esplosivi che riguardavano la strage di Bologna, su cui avevamo proprio con sé una cartelletta intitolata Bologna, che fa presumere che Calvi sapesse chi erano gli autori della strage di Bologna. Aveva carte pesantissime, insomma, le fatte finanziarie dello IOR e del Vaticano. A questo punto Calvi è stato eliminato. Dalla recentissima sentenza d'appello sul processo Calvi emergono dei dati ormai acclarati. Che cosa si può dire rispetto a questo? Si deve prendere atto che secondo i giudici della Corte d'Assise d'Appello, che hanno giudicato sull'omicidio Calvi in fase di appello, emerge che il Banco Ambrosiano e lo IOR sono stati utilizzati da parte di Cosa Nostra e di sue articolazioni per il compimento di massicce operazioni di riciclaggio. Calvi fu ucciso mentre il suo Banco Ambrosiano falliva. Quali obiettivi avevano perseguito la sua banca e lo IOR? Secondo fonti solide, lo IOR e Calvi insieme avrebbero trasferito 100 milioni di dollari dell'epoca alla causa di Solidarnosc, anche con la complicità di ambienti del Dipartimento di Stato americano e della CIA. Ecco, ma vi era anche l'appoggio a regimi anticomunisti in America Latina, con i quali Calvi ebbe rapporti intensi. Da più parti all'interno del Vaticano, non solo, ma all'interno di quello che è la community politica italiana, si erano cercati negli anni scorsi, e parlo fino al 2005-2006, degli strumenti finanziari per aiutare le minoranze cattoliche cinesi. Questo in un piano un po' fantascientifico che vedeva un intervento che poteva ricordare quello di Wojtyla nella Polonia. E il progetto poi è fallito perché la banca stessa, che veniva caldeggiata da taluni, è stata oggetto di inchieste giudiziarie per altre vicende, per le scalate della cosiddetta estate dei furbetti del quartierino, che ricorderete. Quando
si crea la necessità della maxi tangentenimont, cioè ricordiamolo, della più grande tangente mai pagata in Italia, per sciogliere quel matrimonio chimico tra Eni e Montedison, tra i Ferruzzi e l'Eni di Gabriele Cagliari, ecco che bisogna pagare una grande tangente, no? A tutti i partiti della Prima Repubblica, qualcosa andò anche alla Lega. Di fronte a questa situazione bisogna trovare un vettore finanziario che possa parcellizzare questa tangente, soprattutto lontano da occhi indiscreti. C'è lo IOR, c'è la Bank Offshore, siamo in Vaticano e dietro i palazzi del potere romano. Uno dei propositi più temuti dell'operazione trasparenza che si attribuisce a Gotti Tedeschi riguarda i conti correnti cifrati intestati ai laici, cioè ai non ecclesiastici. Si parla di 13 conti segreti che il nuovo corso vorrebbe chiudere, ma soprattutto di voler cancellare la possibilità che altri laici in futuro possano mai aprirne. Non si sa a chi siano intestati o a cosa siano serviti. Di certo, sia gli intestatari che i prelati che hanno permesso loro di aprirli potrebbero non essere entusiasti. Quindi, quando dei laici, come lei dice, si costituiscono in persona giuridica nell'ordinamento ecclesiale, quello è titolo d'accesso allo IOR. Quindi basta fondare un'associazione o una fondazione o un movimento o un comitato per avere diritto di accesso, e questo sembra essere stato il grimaldello che ha permesso a tanti di ricorrere al Vaticano, magari solo per nascondere i guadagni che facevano in Italia. Per fare un esempio ancora più concreto, cioè se io fondassi un gruppo di dire 10 messe all'anno a Santa Caterina, posso così facendo accedere allo IOR? Se lei fondasse una fondazione o dotata di un piccolo patrimonio, potrebbero essere anche 10.000 euro, gli interessi dei quali sono destinati alla celebrazione di messe in Italia o in un altro paese dell'orbe cattolico, avrebbe diritto a avere un conto in Vaticano. Conti che poi sono cifrati, quello della segretezza perché fu scelto secondo lei? Cioè non c'è un nome o cognome dietro questi conti? Ma sulla segretezza delle cose vaticane io avrei molto da ridire. In realtà, cioè, siamo realisti, cioè Vaticano è un colabrodo, un quartiere di, diceva Marcinkus, un quartiere di là, abitato da 1500 lavandai. Abbiamo avuto addirittura interi archivi pubblicati, il libro di Nuzzi che cos'è? Se non un archivio di un funzionario vaticano che è stato nel giro di pochi anni portato sulla scena mediatica. Il segreto bancario di cui si parla sono quelle normali relazioni che avvengono all'interno di un contesto bancario dove molto può essere conosciuto, ma di tanto in tanto ci deve essere pure qualcosa che deve essere coperto da discrezione. Altro elemento interessante nel tuo libro, è un capitolo importante, è quello riguardante il conto Fondazione Spelman, dove spunta il nome di Giulio Andreotti? L'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti aveva un conto allo IOR, sul quale in 3 anni io ho calcolato che sono transitati circa 60 milioni di euro, un terzo in contanti. Il conto era intestato a una fondazione inesistente, Fondazione Cardinale Spellman, aveva il 9% di interesse questo conto. Perché è importante questo conto? Innanzitutto è importante perché abbiamo la prova che Andreotti teneva i suoi risparmi allo IOR, non in una banca normale. È importante perché da questo conto sono partiti i soldi per pagare i suoi avvocati quando venne indagato per mafia, per fare convegni, cioè il conto di Andreotti. Quando gli chiesi ragione di questo conto, Andreotti mi diede una risposta tramite la sua assistente illuminante, mi disse il presidente non ricorda di aver avuto un conto allo IOR. Questo conto invece è molto importante perché testimonia non solo la liaison ancora tra Vaticano e Andreotti, dimostra che una parte della maxi tangentenimont venne parcheggiata sul conto di Andreotti, quantomeno. Andreotti non è mai rimasto coinvolto nella vicenda Enimont.
Il procuratore aggiunto Nello Rossi e il sostituto Stefano Roccofava, titolari dell'attuale inchiesta di presunto riciclaggio, dopo 2 ore di interrogatorio si sono sentiti ripetere da Gotti Tedeschi e Cipriani la versione fornita dal Vaticano all'indomani della decisione del giudice per le indagini preliminari. Era solo un'operazione di giroconto, di tesoreria, che, per un malinteso con il credito artigiano, non è stata comunicata. Ma i due indagati non hanno fornito ai magistrati carte o documenti utili a fare chiarezza a sostegno della loro tesi. Ma a Gotti Tedeschi, pochi giorni dopo l'apertura dell'inchiesta, è arrivata anche la stima e la fiducia del Papa in persona, un colloquio durante il quale Gotti Tedeschi ha presentato a Benedetto XVI la nuova edizione del suo libro Denaro e Paradiso, l'economia globale e il mondo cattolico. Un segnale molto forte, perché nulla, quando si tratta di gesti simili, è lasciato al caso, ed è lecito ritenere che la stima del Papa fosse un segnale rivolto più dentro che fuori le mura vaticane. Insomma, un segnale rivolto a chi fa resistenza al nuovo corso per avviare l'operazione trasparenza nello IOR. Nella situazione attuale c'è un po' di contrasto interno tra diverse anime. Un conflitto violentissimo c'è stato nel corso dei primi anni del pontificato di Benedetto XVI e che è culminato nella pubblicazione di questo volumetto di pettegolezzi che ha contribuito ad accelerare l'avvicendamento alla testa dello IOR e portare alla guida dello IOR il professor Gotti Tedeschi. Io credo che sia più una faida interna agli uffici amministrativi del Vaticano che altro. D'altronde i segni anche del caso Boffo, i segni della faida tra finanza lombarda, cattolica lombarda all'interno dell'Istituto Toniolo e altre faccenduole di questo genere ci fanno più che altro capire che forse quel ricambio generazionale, quel salto culturale che Gotti Tedeschi e il cardinale Nicola stanno cercando di attuare in Vaticano avrà ancora bisogno di tempo. Ma ha fatto paura a qualcuno questo ennesimo tentativo di pulizia del presidente dello IOR Gotti Tedeschi? Ma ha fatto paura a quei 4-5 ecclesiastici legati alla sedia e che eventualmente hanno paura di andare a occuparsi di altre faccende magari in posti lontani da Roma. Questa opera di pulizia, di correttezza che sta perseguendo Gotti Tedeschi finisca per lasciare qualche scontento e che naturalmente gli scontenti si facciano sentire nella forma tipica degli stati che conoscono ancora la segretezza, degli stati assolutistici in cui la lotta politica non avviene in maniera trasparente e con assunzione di responsabilità davanti a tutti, ma avviene invece attraverso, come dire, congiure, cospirazioni. Vi è una sorta di impenetrabilità di uno Stato che è uno Stato sostanzialmente offshore. Sarebbe auspicabile un cambiamento di atteggiamento, perché questo potrebbe contribuire in maniera significativa all'accertamento della verità in molti settori nevralgici. Una delle controversie storiche tra Stato italiano e Santa Sede riguarda Radio Vaticana. Per riuscire a coprire l'intero pianeta, la radio dispone di una trentina di antenne alte più di 100 metri, in grado di produrre emissioni che in alcuni casi raggiungono il doppio del limite stabilito dalla legge italiana. Tale situazione ha provocato disagi di ogni tipo, da citofoni parlanti al malfunzionamento di apparecchiature elettriche, è stata connessa anche all'elevata incidenza di leucemie fra la popolazione. Ma nel 2003 la Corte di Cassazione, con una sentenza ritenuta storica, ha riconosciuto che rapporti di non ingerenza tra Stato italiano e Santa Sede non comportano la rinuncia all'esercizio della giurisdizione civile e penale per fatti illeciti relativi al Vaticano. Se a Santa Maria di Galeria era stato costruito gli impianti della Radio Vaticana con la clausola che poi non venivano costruite case intorno e qualche comune invece ha fatto costruire interi quartieri o interi paesi abusivi, qualcuno si deve assumere una responsabilità. Se intorno alle mura vaticane nel concordato c'è scritto che per 70 metri non si costruivano case e ora abbiamo interi condomini a ridosso delle mura vaticane con tutto ciò che ne consegue, è sempre solo colpa della Chiesa, gli altri nel frattempo dove stavano? A pascolare le galline? Il 31 dicembre del 2010 l'Europa impone delle regole molto stringenti in antiriciclaggio. Cosa succederà? Come si comporterà lo IOR?
Vi è da pensare che fino a che il Vaticano non ottempererà a queste domande della comunità internazionale, le inchieste giudiziarie proseguiranno ed essendo sempre più fornite le procure di strumenti tecnici, anche con il supporto dell'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, diventerà poco a poco più difficile per il Vaticano continuare a operare questi trasferimenti che talora possono prestarsi ad accuse di riciclaggio. È un processo inevitabile ed è un processo che vede Papa Ratzinger dire collaboriamo con la giustizia, impensabile durante Wojtyła, e infatti Gotti Tedeschi ha dato la disponibilità per essere sentito dai magistrati romani. Fatto nuovo. È un fatto epocale. La questione grossa che si trova adesso di fronte lo Stato del Vaticano è che mentre circa 30 anni fa la Cassazione aveva ritenuto, proprio nei confronti dello Iore, che gli istituti centrali della Chiesa Cattolica fossero immuni dalla giurisdizione penale statale, poi c'è stato un mutamento di giurisprudenza relativamente alla Radio Vaticana e adesso non è più contestabile che lo IOR possa essere ispezionato dalla Banca d'Italia, come possa eventualmente ci siano delle ipotesi di reato essere perseguito dal giudice penale. Io penso che queste due situazioni diverse da quelle di 30 anni fa possano indurre ad una maggiore celerità. Ora io mi pongo una domanda. Quando per esempio un giudice manda un avviso di garanzia in Vaticano con un carabiniere motociclista, quel giudice sa o non sa che quel carabiniere verrà rispedito indietro sulle porte del Vaticano perché come Stato sovrano le procedure sono altre? O quante cose riguardano la Chiesa e vengono fatte più che altro per avere un passaggio sulla rassegna stampa? Il Concilio aveva indicato una strada diversa in questo tipo di rapporti, no? Perché diceva, sta scritto nel Concilio, che la Chiesa rinuncerà ad ogni privilegio che dovesse far dubitare della sua testimonianza. Io penso che questa sia la linea che deve seguire la Chiesa, e sarebbe un privilegio evidentemente godere dell'immunità penale.